Famale particolarmente, che l'hai vissuto in una maniera totale, giocando bene e perdendo la bussola che loro hanno fatto in maniera alla fine di fare la pena. Loro e l'arbitro. Molto bene, è difficile raccontare 4-1. Qualche risultato, una partita 4-1, sarebbe neanche da raccontare, quindi siamo stati saltati da prima. Sì. Invece no, non ci sto perché la squadra ha fatto una grande prestazione, ha fatto benissimo, ha lottato, hanno messo cuore, gambe, testa, anche confusioni, però in tutte le maniere la prendiamo in preso. Partita bella in preso ci hanno tolto. Purtroppo gli episodi ci hanno dato contro. E anche oggi siamo 0 alla nostra classifica in una partita dove non diventiamo solo. Questo ci deve insegnare anche questo, perché è una partita che hai giocato, creato, il primo tempo sei andato sotto il 2 gol, sotto il 10, tu hai creato 4-5 pari gol, allora anche qui dobbiamo migliorarci, perché non possiamo andare sotto il 2 gol in un tempo quando hai dominato anche questo tempo qui, quindi non va bene. La impresa abbiamo fatto di tutto, abbiamo trovato subito il gol 2-1, abbiamo avuto le occasioni, il nervosismo, però penso che la squadra non merita assolutamente questa sconfitta. Però 4-1 dobbiamo stare attenti, continuare a lavorare, migliorarci, perché l'abbiamo portato a casa tutti, nonostante un'altra grande prestazione, e fa male. Gli episodi purtroppo non sono stati favorevoli. La Giana e il Milan sono stata, tra virgolette, brava a portarsela da loro, comunque la capacità di nervosire la partita, rendeva molto cattiva, molto frammentata, tutta una serie di episodi che poi sono seguiti. È quell'esperienza che manca un po' alla tua di squadra, che ancora è giovane, si dà quello. Loro hanno fatto la loro partita, la partita che dovevano fare, noi nonostante questo, anche così, ma comunque le persone le hanno create, hanno iniziato a giocare. Poi ci sta, sei sotto, vuoi rinotare, così è inevitabile, non possiamo essere dei chirichetti. C'è stato anche qualche episodio un po' spiacevole, chiedo scusa anche se la nostra panchina ha avuto qualche episodio così, però l'arbitro secondo me non ha fatto scelte giuste anche sui nostri, sul mio staff, che è un punto nella panchina, non puoi buttare fuori il resto che spizza è stato. E qui dobbiamo migliorare anche questo, però eravamo in partita, non è che ci siamo già smessi di giocare, siamo nervositi e non abbiamo più giocato. Ci siamo nervositi, ma abbiamo continuato a cercare il pareggio e avevamo anche fatto. Guarda, lì dicono che è buono, non è buono, dicono che era buono, ma ormai è andata. Mi dispiace per questi ragazzi che stanno dando tanto durante la settimana, durante le partite, e noi tutte le partite non abbiamo raccolto niente. Questo è il punto che fa male. Questo ci deve essere una lezione, ci fa capire che dobbiamo crescere anche questo.